Allora, con salda e riso adesso facciamo la nostra torta dedicata, vediamo chi ci richiede la tua torta e perché. Allora, leggiamo la lettera, la mail, adesso si usa la mail, quindi... Sì. Buongiorno Antonella, mi chiamo Luisa e sono una disabile in carrozzina. Sì. Vivo in casa con il mio papà che si chiama Italo e da quando la mamma è mancata è lui che si occupa di me, provvedendo ad ogni mio bisogno. Per ringraziarlo per tutto quello che fa per me, volevo fargli una sorpresa. Il 15 marzo, quindi tra 4 giorni, sarà il suo 85esimo compleanno. Tra l'altro abbiamo proprio una foto, eccoli qua. Si somigliano anche tanto, padre e figlia. E volevo chiedere a Salvatore De Riso se potesse fare una torta per lui. Ti seguiamo sempre ogni giorno, praticamente pranziamo con te. Sei la migliore. Vabbè, questo è scritto, non l'ho detto io. Ti leggo quello che è scritto. Ti ringrazio infinitamente, con tanto affetto e simpatia, Luisa. Grazie a te, Luisa. Grazie. Grazie, noi ci preoccupiamo grazie del tuo Luisa. Papà. Allora, che torta dedichiamo a prepareremo per Luisa, papà di Luisa un dolce buonissimo italiano, la torta paradiso, che è un che classico meraviglia. Della pasticceria italiana. Un classico, sì. Proprio, poi piace a tutti. Esatto, piace a tutti e poi si può servire in tanti modi. Adesso la facciamo vedere. Intanto per fare questo dolce, Antonella, abbiamo bisogno di un burro chiarificato, dello zucchero al velo, torri dell'uovo, del sale, un profumo di grappa, se vi piace, lo possiamo perché aggiungere. No? Sì. Metti poi abbiamo la fecola di patate, una farina 00, del lievito, arancia, limone, ho portato 2 tipi di vaniglia, bourbon e Tahiti per dare un bel bouquet di profumi perché viaggiamo questa torta con la fantasia. È veramente buona per questi pochi ingredienti che ha. Poi abbiamo, a parte zucchero, uova intere montate, e spiegherò anche il perché, nel frattempo io ho preparato il burro chiarificato. Ecco, ma sono stupita perché tu di solito gli ingredienti non li dai mai, invece oggi hai capito, sì. Ho spiegato, perché non erano tantissimi. Perché non sono tanti, Antonella. Di solito si dà mezza puntata per spiegare gli ingredienti di sale. Burro chiarificato. Burro fuso, quindi burro al 82% di materia grassa, un burro di centrifuga di grandissima qualità, lo facciamo fondere, lo lasciamo riposare un 10 minuti, lo mettiamo in frigorifero e chiaramente una volta che si è raffreddato andiamo a bucare a parte il burro praticamente sì, e si è cerchiamo, solidificato proprio. Esatto, una volta che riprende poi la sua cremosità, quando lo giriamo andiamo a eliminare la parte del siero, quindi andiamo a chiarificare il burro. Quindi il burro chiaramente io ce l'ho già pronto, Antonella. Io te lo verso qui, se mi dai una che mano questo, oggi mi fa questo, è questo qua, guarda. Burro. Sì, ti do una qua. Mano, sono qua. Là. Ecco qua, adesso ti faccio iniziare. Sai che io non prendo più iniziative se non mi accusano di prendere iniziative. No, ma io... con me puoi farlo sempre, Antonella. No, io faccio quello che mi dici. Ti proponi poco con me, però insomma io non ti dico niente. Perché tu sei maestro, sali, io cosa devo fare? Allora, hai messo zucchero a velo? Ho messo zucchero al velo. Se per favore inizi a montare il burro con lo zucchero al velo lentamente, così non. Ma cosa è successo a Sal che oggi dà gli ingredienti e mi fa fare le cose? Sai, ma va tutto bene, Sal? Va tutto bene. No, sai perché? Perché avevamo detto che era il Giampiero Fava dei dolci. Che ah, portava ecco. Antiche, secondo me si è risentito e allora oggi, vedi? No. Allora, nel frattempo che tu monti, io inizio da quest'altra parte perché devo montare leggermente le uova intere e lo zucchero, l'altra parte di zucchero. Ecco tra qua. Tra l'altro mi fa impressione vedere Alberto Pellai vicino a un adolescente, come Alfio. No, dicevo, sei vicino al dottor Pellai ed è perfetto quel ruolo, perché tu sei un adolescente, sì, un cinquantenne adolescente. Stavo non è mai... cercando di leggere, ci sono quelli che non sono mai cresciuti e che vivono l'età dello tsunami sempre? La sindrome di Peter Pan. Vedi. È così, lui è così. C'è lo tsunami io. Allora, Antonella, mentre monta il burro deve essere bello cremoso. È goloso, dottore? Sei goloso? Tanto. Tantissimo. Ecco. Qui sei nel posto giusto. Nessuno di noi, a parte l'Evelina che cerca di farci dimagrire, ma con un grande... No. È rigoloso, questa è la mia goloso, trasmissione di sempre. Mangiare, io goloso, tirerò fuori le foto di Evelina quando a volte entra in camerino. Ma lei non dice che non mangia, lei dice che quando ogni tanto bisogna mangiare, ogni tanto appunto, bisogna mangiare quando ne vale la pena. Il problema è che per noi ne vale sempre la pena. Cioè, hai capito? È un disastro. Ancora un po', grazie, ancora Antonella. Un po', scusa, sì, vedi? Ancora vedi un che po', non devo un prendere po'. Iniziative. Grazie. Ecco, vado. Perché man mano che tu vai avanti, Antonella, io ti verso i tuorli dell'uovo. Quindi facciamo capito. Un'emulsione col burro, zucchero al velo. Ho aggiunto una grattugiata di limone, di arancia. Andiamo a inserire pian piano
il torno dell'uovo in due tempi. Tu lo fai emulsionare bene, mentre io di qua ho messo a montare le uova intere con lo zucchero, perché avremo questa parte fragrante del dolce e la morbidezza dell'interno di questa torta che fa la differenza. Avremo un interno della torta paradiso ricco di alveoli molto piccoli, perché è dato proprio dalla quantità di tuorlo d'uovo che abbiamo e di uova montate, gli dà la parte della fragranza. Dottore, ma il cibo fa il dolce, così fa bene, vero? All'umore, al... Il cibo è proprio dopaminergico, cioè ci dà una sensazione. Chiaramente nella giusta quantità, come dice la dottoressa Flacchi, nella giusta qualità. Meno male che c'è qualcuno che ogni tanto mi dà una mano. La categoria si difende, no? Mi sembra giusto. No, infatti. Comunque, cioè, i nostri ospiti, allora, l'altra settimana, ma si può fare anche al forno invece che friggerlo. Oggi, nella giusta quantità. Per bilanciare te. Sono tutti, esatto. C'è un complotto. No, però, sa, noi, dottore, diciamo sempre uno slogan, abbiamo uno slogan, che quando le cose vanno male, e non è che ultimamente vadano così bene, il fisico non deve patire. Questo è vero, cioè il cibo è davvero anche uno strumento, cioè, di grande... È chiaro che uno non è che si deve abbuffare, però... È il periodo peggiore per stare a dieta o per, capito? No. Evelina, no. Ma non è, la dieta non è un concetto punitivo, è uno stile di vita che uno deve in qualche modo arrangiare in base alle proprie esigenze, no? So. Per me è punirmi. Non è una punizione. Tu cosa stai mangiando? Ero triste. Tu sei sempre... Lui è sempre allegro, non so come mai, perché mangia, però è sempre allegro. Perché... Forse perché non ha figli adolescenti. È a posto. Ecco, sì. Cosa hai fatto, Sale? Intanto qui abbiamo emulsionato tutto... il tuorlo con il sale, lo zucchero al velo e l'abbiamo fatto montare, bello spumoso, come abbiamo visto fare. Poi qui sto setacciando per più volte la farina con la fecola, vado ad aggiungere anche il lievito, una parte di lievito che serve per far sviluppare bene il dolce. A questo punto, Antonella, miscelo bene tutto quanto. Nel frattempo che l'uovo continua a montare, mi preparo la tortiera. Allora, prendiamo la tortiera con un pennello. La spennelliamo di burro. La spennelliamo con abbondante burro fuso, leggermente fuso. In questo modo. Ma è solo per non far attaccare la torta, certo. Non è che mettiamo il burro così. Non conta esatto, come caloria questo. Sì. No, non conta, questo non conta. Ecco qui. Quindi... Questo dolce ha questi sentori, questi profumi di sapore di burro, gusto del burro, e naturalmente poi abbiamo la vaniglia. Allora, le uova ben montate, vedete come sono belle e spumose, andiamo adesso ad emulsionare tutto quanto. Quindi il sale l'abbiamo messo, mettiamo una parte di uova montate qui direttamente, Antonella. Ecco qua. Ok. Andiamo a emulsionare. Alleggeriamo come dici tu. Invece di mettere la panna, alleggeriamo con tutto il resto. Ci mettiamo una farina. Parte di farina. In questo modo. E come dicevamo prima con Sal, stavamo scambiando due chiacchiere, c'è la leggenda, no, che questo dolce sia nato in un'abbazia alla Certosa, no? Però in realtà è un dolce, come vedi, molto tecnico e che ha una grande... Cioè, riesce, no, Sal, se fai bene tutti i passaggi. Si parla di un prete, no? Di un... Sì, dicono questo... Che questo 1878 l'abbia appunto inventata. Io non lo so, perché dove ci sono i preti e le suore si mangia sempre bene. E poi però un grande pasticcere, un certo Vigoni di Pavia, ha ripreso la ricetta e l'ha fatta diventare torta paradiso, che poi è famosa in tutta Italia. Ma si chiama torta paradiso perché è stata inventata dai preti? Non lo so. Allora, diciamo che quando l'hanno assaggiata... L'hanno battezzata così come nome, no? Io so di questa storia qui. Comunque è apparentemente facile. Questa è la leggenda, perché in realtà vedi da Salda come lavora, tutte le fasi, la presenza della fecola. È un dolce estremamente tecnico. Questa fase, E quindi è proprio un dolce da pasticcere. Con le uova montate. Infatti quindi... la stavo guardando, perché sembra apparentemente facile, più facile, dico. Invece ha una tecnica dietro, per cui tutto deve essere calibrato e in equilibrio. Le farine devono essere deboli, quindi viene alleggerita ancora con fecola di patate, che all'epoca probabilmente 1878 non esisteva ancora. Però questo è importante, perché dobbiamo formare
meno glutine possibile in questo dolce, quindi la maglia glutinica deve essere veramente riposata. Quindi andiamo, poi una volta pronta la mettiamo nella tortiera, eccezionale. Poi questo dolce da colazione, da merenda, accompagnato col gelato. E poi l'hai pensato giusto, perché il signore a cui va, il signor Italo, ha 85 anni e secondo me questa è una torta giusta. Sì. Perché non è troppo carica, cioè è una torta perfetta, adatta, perché è calibrata ha bene. Ha una consistenza la Paradiso in caldo. No, e poi intocciata nel caffè latte. Da paura. Andiamo in forno, sì, a 170 gradi per 40-45 minuti, la facciamo cuocere e naturalmente... Dopo la cottura, Antonella, la tiriamo fuori, ci aiutiamo sempre con uno spiedino, certo, perché se andiamo a vedere qui c'ho ancora i buchi della prova che ho fatto. Ah, quindi vero, prova a spiedino. Buchi spiedino. Ti consiglio, andiamo a capovolgere il dolce, stuzzicadenti, sì, sì. Per vedere se è cotta dentro. Se è cotta. Ok. Ecco qua. Via. E a questo punto... Un goccino di zucchero a velo. Un tocco semplice, ma è un tocco magico, perché la rendiamo paradiso, paradisiaca. Allora, aspetta che mi ero distratta, vedi? Ecco qua. Ne ho anche un'altra io, perché sai che qua... No, ne abbiamo due, una per qua e una per... Una per voi allo studio, una la vado a portare a destinazione. Al papà Italo, da parte di sua figlia Luisa, io ho firmato. Grazie Antonella. E allora, vai. Ecco qua, è che paradiso sia, e buonissima. E che paradiso sia, guarda che meraviglia. Sal, dedicato a te. Grazie. Dedicato noi aspettiamo al signor tante Italo, altre la torta dediche. Va. Grazie, io grazie, vado. Grazie.